e si era segnato a Saragino. E va poi dal scappato dritto da via Foreglia e il suo proprio dritto direttamente sempre a Foglio di Cento. E si direttamente andò stanno a Foglio un fabbrico e poi da giurare a sinistra. Avanzate un po' con il Cristo morto, per favore. Avanzate un po' perché è Non mi fanno staccare.
quando ci siamo fermati, quando dobbiamo ripartire, avvisami in modo che si muovono. Capiamo perché sono morto, la gente della chiesa madre si accoda dietro Gesù morto. Venite avanti, venite. Dopo la chiesa madre arriverà la Madonna con la comunità del Crocifisso e al termine San Giovanni con la comunità della Lourdes. Ok, questo è l'inizio del Angelo. Thank you.
quando ci troviamo faccia a faccia con la sofferenza nostra o altrui, siamo in comunione con Maria e camminiamo sulle sue orme. La sfida per noi è di accostarci e di vivere tale sofferenza come ha fatto Maria, con la stessa compassione, lo stesso amore, coraggio e forza. Che una delle cose più difficili che ci viene chiesta nella vita è proprio quella di stare accanto a persone a noi care che sono nella sofferenza. La nostra tentazione è quella di sostituirci a loro. Quante volte ci troviamo a fare questa preghiera: Signore, da me questa sofferenza e toglila a lui o a lei, di caricare la loro croce sulle nostre spalle. Ma questo non è il nostro ruolo, come non lo è stato di Maria. A Simone di Cirene è stato chiesto di sollevare il peso della croce dalle spalle di Gesù, ma a Maria è stato chiesto di essere silenziosamente presente al fianco del suo figlio nella sofferenza. Stare vicino a coloro che soffrono senza poter alleviare la loro sofferenza ci mette sulle spalle la croce dell'impotenza. L'impossibilità di alleviare la loro pressione, la loro paura, e perché no, la loro rabbia. Che molte volte è ancora più difficile riconoscere la nostra sofferenza, che potrebbe non essere fisica se non abbiamo il coraggio di guardare le nostre ferite come Maria guardò il corpo lacerato del suo figlio. Le ferite che tutti ci portiamo dentro, segno di un'umanità ferita. Che in noi ci sono ferite facilmente identificabili e visibili, quali le ferite che Gesù portava nel corpo e che gli occhi di Maria vedevano, ed altre che sono molto forti. È certamente difficile poter sopportare dolori intensi e a volte prolungati senza la compagnia di qualcuno, senza qualcuno che pianga con noi, che ci sta accanto. Quindi dal dolore di Maria impariamo a stare accanto a chi soffre e ad essere una presenza. Chiediamo dunque a Maria Addolorata di insegnarci ad affrontare la nostra sofferenza, a stare sotto la croce e ad abbracciare tutta la sofferenza con passione. Il modo in cui lei ha accolto la sofferenza ci ricorda che c'è speranza, anche al di là della morte, che la felicità è il fondo dei patimenti e che l'alleluia sta al di là del calvario. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ricordiamo in questo momento le sofferenze e le atrocità che subisce il popolo dell'Ucraina e tutti i popoli in guerra. Siamo solidali insieme a Maria con le loro sofferenze e crediamo con Maria che si possa andare oltre il rumore delle armi e sperare nel silenzio della pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso. Il vero giorno della nostra conversione, del cambiamento di vita, certi che nella debolezza e nel buio di questa morte si nasconde la luce e la potenza della vita senza fine. Siamo pronti? Sì. Maria Santissima, Madre del Crocifisso e di tutti i dolori, ci accompagnerà in questo pellegrinaggio comune verso la vita della risurrezione. Lei, segno sicuro dell'amore che non ci abbandonerà mai nelle mani della morte. A lei subito ci rivolgiamo nella preghiera e ad ogni invocazione ripetiamo: ascoltaci e prega per noi. Madre del Crocifisso, ascoltaci e prega per noi. Madre dal cuore trafitto, ascoltaci e prega per noi. Madre del Redentore, ascoltaci e prega per noi. Madre dei Redenti, ascoltaci e prega per noi. Madre dei Viventi, ascoltaci e prega per noi. Madre dei Discepoli, ascoltaci e prega per noi. Vergine Obbediente, ascoltaci e prega per noi. Vergine Offerente, ascoltaci e prega per noi. Vergine fedele, ascoltaci e prega per noi. Donna Ester, ascoltaci e prega per noi. Donna Poste, ascoltaci e prega per noi. Donna Intrepida, ascoltaci e prega per noi. Donna del Dolore, ascoltaci e prega per noi. Donna della Nuova Alleanza, ascoltaci e prega per noi. Donna della Speranza, ascoltaci e prega per noi. Novella Eva, ascoltaci e prega per noi. Socia del Redentore, ascoltaci e prega per noi. Serva della Riconciliazione, ascoltaci e prega per noi. Difesa degli Innocenti, ascoltaci e prega per noi. Coraggio dei perseguitati, ascoltaci e prega per noi. Rifugio dei miseri, ascoltaci e prega per noi. Conforto degli esuli, ascoltaci e prega per noi. Sostegno dei deboli, ascoltaci e prega per noi. Ciao, sollievo degli infermi, ascoltaci e prega per noi. Grazie.
Alla violenza e alla cattiveria dei cattolici di Gesù. Si sono
costituisce ora lo sgomento e lo stupore di chi guarda il suo corpo martoriato e senza vita. A noi che stiamo guardando viene in aiuto la parola di Dio pronunciata per bocca del profeta Isaia. Ripetiamo ad ogni strofa: tu sei il più bello tra i figli dell'uomo. Tra i figli degli uomini. Molti si stupirono del mio servo. Il suo aspetto era troppo sfigurato, la sua forma era troppo diversa da quella dei figli dell'uomo. Sei il più bello tra i figli degli uomini. È cresciuto innanzi a lui come virgulto, come radice da un'arida terra. Non ha grazia da attirare lo sguardo, non bellezza da doversene compiacere. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Disprezzato e rifiutato da tutti, il sofferente, l'uomo dei dolori, davanti a lui ci si copra la faccia. Schernito, non l'abbiamo stimato. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Lui portò i nostri affanni, si addossò i nostri dolori. Noi lo abbiamo ritenuto castigato, umiliato e percosso da Dio. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Ha presentato il dorso ai flagellatori, la guancia a chi lo colpiva. Non ha nascosto il suo volto agli oltraggi e al rifiuto. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Fu trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Su di lui il nostro castigo, le sue piaghe ci hanno guariti. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Eravamo smarriti come un greggio, ciascuno seguiva la sua via. Ma il Signore ha posto su di lui l'iniquità dei nostri peccati. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Maltrattato fu, umiliato, e muto non aprì la sua bocca. Come un agnello che si porta ad uccidere, come pecora muta di fronte ai tosatori. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Trattato via con tormento e giudizio, e nessuno piange la sua fine. Degli uomini. Dio l'ha portato con dolori, se offre la sua vita in espiazione, avrà una lunga discendenza, si compirà il volere di Dio. Tu sei più bello fra i figli degli uomini. Dopo il dolore vedrà la luce, ed essa lo colmerà di gioia. Il mio servo salverà moltitudini, si addosserà le loro iniquità. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Ti darò i popoli in eredità, riceverai il dominio delle genti. Consegnò la tua vita alla morte, e tra gli enti egli fu annoverato. Tu sei il più bello tra i figli degli uomini. Portò i peccati di molti, si offrì per noi peccatori. Il Signore Dio lo sollevò, per questo non resterà confuso. Tu sei più bello a me. Per essa il Signore Cristo non ha esitato a darsi nelle mani dei peccatori ed ha patito il sofferto della croce. Lui che vive e regna con te e dello Spirito Santo in un solo Dio nei secoli dei secoli. Santa Madre de voi Padre, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore.
lasciate con tanto non dare più pene al caro mio bene, non più dolce padre l'amato felice, felice, pietà di noi. Volo mio, che male ti ho fatto, in te ho provocato. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Uno, due, tre, vai. Ho provocato, dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Perché ti ho guidato 40 anni nel deserto, ti ho sfamato con manna, ti ho introdotto in un paese fecondo, hai preparato la croce al tuo Salvatore. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi.
Che altro avrei dovuto fare e non ho fatto? Io ti ho piantato, mia scelta è florida vigna, ma tu mi sei diventa aspra e amara, poiché hai spento la sete sulla cima, ma... che hai piantato la noce nel petto del tuo salvatore. Qui dall'Egitto e ho sommerso il faraone, consegnato ai capi dei sacerdoti. Popolo mio, che male ti ho fatto? In che ti ho provocato? Dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Io ti ho aperto davanti a te il mare, e tu mi hai aperto con la lancia il costato. Popolo mio, che male ti ho fatto, finché ti ho provocato, dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Io ti ho fatto strada con la nube, e tu al pretorio di Pilato. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Io ti ho nutrito con la manna nel deserto, e tu mi hai colpito con schiaffi e flagelli. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Signore, Signore, io ti ho dissetato dalla vite con acqua di salvezza, e tu mi hai dissetato con fiere e aceto. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Uno, due. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Io per te ho colpito i re dei cananei, e tu hai colpito il mio capo con la canna. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Io ti ho posto in mano uno scettro regale, hai posto sul mio capo una corona di spine. Popolo mio, che male ti ho fatto, in che ti ho provocato, dammi risposta. Signore, Signore Gesù, siamo peccatori, abbi pietà di noi. Abbiamo peccato, Signore, peccato contro di te, ma tu che sei l'amore infinito, perdona e conducici alla vita senza fine, per mezzo della tua risurrezione, che hai voluto forse anche la nostra. Tu sei Dio, che riavrei col Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Santa Madre, le vuoi fare, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sono stato
Dio. Ma aspetta, non vedo niente, che sta un po' spesso. Dobbiamo appoggiare? Ridi.
Fatto questo tuo lavoro? Buono.
Insieme a Gesù, uomo giusto e innocente, ma perseguitato e ucciso, meditiamo i salmi della passione. Ripetiamo insieme l'antifona. Non abbandonarmi, Signore e Dio mio. Da me non stare lontano. Accorri il mio aiuto, Signore, mia salvezza. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Accorri, mi aiuto, Signore, mia salvezza. Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando nell'anima mia proverò affanni, tristezza nel cuore ogni momento? Fino a quando su di me trionferà il nemico? Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, conserva la luce ai miei occhi, perché non mi sorprenda il sonno della morte, perché il mio nemico non dica, l'ho vinto, e non esultino i miei avversari quando vacillo. Nella tua misericordia ho confidato, gioisca il mio cuore nella tua salvezza e canti al Signore che mi ha beneficato. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicino alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un morto, ormai privo di forza. E tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali non conservo il ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi frutti mi sommergi. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo, si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti, o sorgono le ombre a darti lode. Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi. Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera, perché il Signore mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto. Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi sconvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti, mi sono compagne solo le tenebre. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Con la mia voce al Signore grido aiuto, con la mia voce supplico al Signore. Davanti a Lui effondo il mio lamento, al tuo cospetto sfogo la mia angoscia. Mentre il mio spirito viene meno, tu conosci la mia via, nel sentiero dove cammino. Mi hanno teso un laccio, guarda a destra e vedi, nessuno mi riconosce. Non c'è per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita.
Io grido a te, Signore, dico, sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte nella terra dei viventi. Ascolta la mia supplica, ho toccato il fondo dell'angoscia. Salvami dai miei persecutori, perché sono di me più forti. Strappa dal carcere la mia vita, perché io renda grazie al tuo nome. I giusti mi faranno corona quando mi concederai la tua grazia. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza posa, mi mettono alla prova, scherno su scherno. Contro di me digrignano i denti. Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. Non esultino su di me i nemici bugiardi. Non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati, svegliati per il mio giudizio, per la mia causa, Signore mio Dio. Giudicami secondo la tua giustizia, Signore mio Dio, e di me non abbiano a gioire. Non pensino in cuor loro, siamo soddisfatti. Non dicano, lo abbiamo divorato. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Salvami, oh Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Affondo nel fango e non ho sostegno. Sono caduto in acque profonde e l'onda mi travolge. Sono sfinito dal gridare, riarse sono le mie fauci, i miei occhi si consumano nell'attesa del mio Dio. Più numerosi dei capelli del mio capo sono coloro che mi odiano senza ragione. Sono potenti i nemici che mi calunniano. Quanto non ho rubato, io dovrei restituire. Non abbandonarmi, Signore Dio mio, da me non stare lontano. Maria, che aveva tenuto tante cose in cuor suo nel corso della vita di questo suo figlio, riconosce la solitudine e forse la paura del figlio e lo guarda, cammina accanto. Possiamo dire che Maria in questo dolore è per noi esempio di come dobbiamo ricevere la nostra croce quotidiana e lasciarci trasformare da essa. La grazia per noi è la certezza che lei ci cammina accanto e ci segue sulle vie dei nostri calvari, così come ha fatto con suo figlio. Gesù muore in croce mentre Maria stava sotto la croce. Il primo sì di Maria all'angelo e tutti gli altri sì che ella ha detto durante la sua vita l'hanno portata a questo momento. Il suo sì le ha dato una forza che forse lei non si aspettava di avere, la forza che le veniva dalla presenza del Signore dentro di sé. Una presenza non di un momento, ma di tutta la vita. E Maria è capace di stare sotto quella croce. Probabilmente. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Avranno spezzato il cuore di quella madre che ha sempre creduto nella presenza del Signore nella sua vita, ma ora quello stesso cuore sembra aver dimenticato il suo unigenito. A questi stretti Maria cerca di mantenere il controllo di sé in una situazione di estremo dolore, grazie a Dio. Quale forza deve averle richiesto quel percorrere la via del Calvario e stare sotto quella croce? Tutto questo ci è esempio estremo di amore, fedeltà, fortezza.
Questo non è il primo momento in cui Maria ha sofferto e tutte le sofferenze l'hanno trasformata. È divenuta la donna della speranza, colei che sa aspettare l'aurora dopo la notte buia, che ha imparato che le burrasche si superano solo affidandosi con fiducia a colui che guida la nostra storia. Chiediamo dunque a Maria Addolorata di insegnarci ad affrontare la nostra sofferenza, a stare sotto la croce e ad abbracciare tutta la sofferenza con compassione. Il modo in cui lei ha accolto la sofferenza ci ricorda che c'è speranza anche al di là della morte, che la felicità è al fondo dei patimenti e che l'alleluia sta al di là del Calvario. Siamo giunti a questo momento comunitario, a conclusione di questo momento comunitario. Ringrazio innanzitutto i confratelli sacerdoti di Ortanova, non solo i parroci ma anche quelli che prestano il servizio pastorale a servizio di questa comunità locale, ecclesiale. Ringrazio tutte le associazioni, tutti coloro che volontariamente si sono messi a disposizione per far sì che questi giorni, sia le celebrazioni che le processioni, si potessero svolgere nel modo più dignitoso possibile per rendere lode e grazie a Dio. Ringrazio le autorità civili, ringrazio l'amministrazione comunale, la sindaco, i carabinieri e tutti coloro che magari adesso non vedendo posso aver dimenticato, ma ringrazio i citati, ma anche quelli che non sono stati espressamente citati. Quest'anno la processione ha assunto un tenore forse un po' più sobrio del solito, ma io credo che potremmo immaginare che la cosa bella di quest'anno e che dopo 2 anni di pandemia, di restrizione, di isolamento e di grande preoccupazione per la nostra e la salute degli altri, prima ancora che incontrare la statua di Gesù e la statua di Maria, ci siamo incontrati noi come comunità ecclesiale. Non è avvenuto solo l'incontro di immagini sacre, ma è avvenuto l'incontro di una comunità credente. E questo incontro di comunità credente deve essere un incontro che deve permanere, perché solo l'unione della testimonianza di chi cammina sulla stessa onda di frequenza, cioè sui passi del Vangelo del Cristo risorto, può essere veramente una comunità credente e credibile. È quello che dobbiamo aspettarci gli uni dagli altri. Mentre ci supportiamo gli uni gli altri, aspettiamoci con speranza gli uni dagli altri la testimonianza di vita cristiana, perché la morte e la risurrezione di Gesù possa essere portata come annuncio di un Dio che non è morto, ma di un Dio che è vivo, è risorto e cammina con tutti coloro che credono in Lui. Credere in Dio non significa essere perfetti, perfettibili, cioè in cammino verso la perfezione che è Dio. Dio in questi giorni, in modo particolare oggi Venerdì Santo, ci ha dimostrato che nonostante i nostri meriti e le nostre miserie, nonostante i nostri peccati, Lui ci ama come siamo. È un padre e insieme alla madre ci amano come siamo e ci accompagnano. Se ci lasciamo stringere da loro, ci accompagnano giorno per giorno spirituale. Ed è proprio con questo che parto su tutti quanti voi, spero che il diacono mi porti la reliquia della croce qui vicino a Gesù, perché voglio dare la benedizione su tutti con la reliquia della croce che ci è stata data per questo giorno particolarmente importante per la nostra vita cristiana. Ricordiamoci di pregare sempre per tutti i bisogni della nostra città, preghiamo per gli ammalati, preghiamo per le persone sole, preghiamo per quelli che a causa del Covid in questi giorni non hanno potuto e non potranno partecipare alle celebrazioni del Triduo Pasquale. Preghiamo per i bambini e soprattutto preghiamo per i giovani che tante volte si sentono senza futuro e senza speranza. Cristo che muore e risorge apre innanzi a noi ogni speranza, quindi anche la speranza di un futuro più roseo e più luminoso. Preghiamo per la pace nel mondo, in particolare per l'Ucraina. E prima della benedizione, proprio
uniti spiritualmente al Santo Padre che questi giorni ci sta chiedendo immensamente di pregare per la pace, diciamo insieme un'Ave Maria alla nostra Vergine Addolorata, lei che condivide il dolore di tante mamme questi giorni che perdono i propri figli, possa intercedere per noi e per il mondo intero, perché Dio possa donare non solo in Ucraina ma in tutto il mondo il dono meraviglioso della pace. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e adesso l'ora della nostra morte. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Prima della benedizione voglio ricordare come bisogna proseguire in questo momento. La parrocchia dell'Alto Mare passa davanti alla parrocchia della Dolorata, proseguendo verso la propria comunità parrocchiale, poi la parrocchia della Dolorata si fermerà nella propria chiesa, la parrocchia del Crocifisso prosegue verso il Purgatorio, si unisce alla parrocchia del Crocifisso le autorità civili e militari e la banda, e poi la parrocchia di Lourdes, arrivato all'imbocco di via Papa Giovanni, gira per incamminarsi verso la propria chiesa parrocchiale. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Grazie a Dio. Buon proseguimento e auguri di una Pasqua di risurrezione a tutti. Grazie a tutti.
voi stessi. Aspettate.